What's up ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto nel titolo, andremo a giocare con un loadout che per me è stata un po' una rivelazione. Sto parlando del loadout Coniglio di Giada e Fardello dell'Eroe. Un loadout che in realtà ho iniziato a usare per necessità, perché avendo droppato il catalizzatore del Coniglio di Giada, su cui una volta completato ovviamente farò anche un video, ho iniziato a giocare col Coniglio di Giada per fare le kill in crogiolo e mi serviva un'arma con cui accompagnarlo, quindi ho scelto il Fardello dell'Eroe. Giocando però mi sono reso conto che questo set è veramente veramente molto buono. Adesso andremo anche a vedere per quale motivo. Ok, Vostok penso sia la mappa perfetta per questo set, perché ha spazi molto lunghi e spazi molto corti. Infatti diciamo che questo è un set abbastanza sproporzionato, perché ha il Fardello dell'Eroe che è molto forte dagli spazi cortissimi, mentre il Coniglio di Giada che se la cava solamente dalle lunghissime distanze. Diciamo che già dalle lunghe ha un po' di difficoltà. E in realtà questo essere sproporzionati, diciamo, non è che dia tanto fastidio, perché comunque si riesce a capire bene quando usare un'arma e quando usare l'altra. Tra l'altro il Coniglio di Giada non è per niente il mio tipo di arma, perché ha una bassa cadenza e un alto impatto, e sapete che non sono affatto il mio tipo di armi queste. Però mi ci trovo veramente veramente molto bene. Il Fardello dell'Eroe se la cava anche dalle medie distanze, diciamo che comunque è una mitraglietta con una gittata abbastanza alta, quindi non è un problema utilizzarla anche, diciamo, come un automatico. Però il Coniglio di Giada mi diverto molto ad utilizzarlo, perché da lontano si riescono a fare cose abbastanza carine. Ecco, per esempio, da così lontano si fa veramente male col Coniglio di Giada. Punta molto sulle lunghissime distanze, fa veramente male. Più o meno fa poco meno danno in realtà. No, forse danno al secondo ne fa di più del lancio gravitazionale, perché fa 56 alla testa, poi con il perk diventa anche 61 mi sembra, e considerando che il lancio gravitazionale fa 56 più il danno del secondo colpo, mi sembra faccia 56, una cosa simile, 59, poco più poco meno, bene o male danno al secondo è quello. Vabbè, Fratello dell'Eroe è la mitraglietta che, come sapete, adoro da sempre, veramente una mitraglietta fantastica. Ecco, qui ci sono due, magari li lascerei anche un po' stare, perché uno c'ha di merda. Ok, adesso mi tocca cercare gente. Ecco, da queste distanze non si può usare il Coniglio di Giada, non si riesce. A meno che non andiamo in fire, però non conviene, essendo in ricognizione, se sbagliamo un colpo non è assolutamente conveniente andare in fire. Comunque questo qua lagga abbastanza, mi sembra, perché fa i colpi impulsi tutti insieme. Bene. Considerate che con il Giada shotta in 4 colpi, e considerando che ha una cadenza in realtà non troppo alta per essere in ricognizione, ma nemmeno tanto bassa, dopo magari andiamo anche a vedere di preciso quanto è, devo dire che ci sta, riesce anche a tenere testa a lancia gravitazionale qualche volta. Cioè può morire male, muori male, ok, grazie. Ovviamente arriva l'infame da dietro. Tipo, ecco, contro le super è devastante, da lontano li ammazzate subito, non si accorgono nemmeno da dove gli arriva il danno. È questo che mi piace di quest'arma, che si sta molto lontani, si fa male e i nemici non si accorgono nemmeno da dove arriva il danno. Abbiamo perso, però non ho giocato male. Diciamo che il punto debole di questo set può essere considerato le cortissime distanze, perché il Fardello dell'Eroe è una mitraglietta molto buona dalle medio corte, però dalle cortissime insomma non mi piace chissà quanto. Ho fatto 24 kill in 1.85, mi sono un po' rovinato alla fine perché stavo giocando bene, però non male comunque, è un buon set assolutamente. Il Coniglio di Giada dalle lunghissime distanze è qualcosa di devastante, e secondo me accompagnato da una mitraglietta del genere riesce a fare veramente veramente molto male. Come dicevo, l'unica pecca sono le cortissime distanze, che non si riescono bene a controllare, perché il Coniglio di Giada ovviamente non
può fare danno, mentre il fardello dell'eroe diciamo che è un po' difficile da utilizzare nelle cortissime distanze. Però questo era il set, devo dire che mi piace molto, lo sto utilizzando parecchio anche adesso che sto per fare il catalizzatore. E ragazzi, direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul, per la tua luce.